come ti stai trovando in questo ritiro che forse per te è un pochino diverso dagli altri, perché eri abituato a vedere un pochino sempre le stesse facce, ma quest'anno è un po' diverso. No, diciamo che tutto procede bene, i nuovi compagni, i nuovi ragazzi sono subito ambientati bene con i vecchi, quindi diciamo c'è un mix che è molto importante, giovani e vecchi che può andare d'accordo benissimo. Certo, è il primo anno vedere tutte queste facce nuove per me, però sono dei ragazzi veramente in gamba, che tutta gente umile che sta facendo molti sacrifici per raggiungere un obiettivo, diciamo, anche loro personale. State facendo un ritiro abbastanza lungo, anche perché con tanti giocatori nuovi questa fase è importantissima per cercare di integrare questi nuovi in un contesto già collaudato. Sì, sì, appunto, anche penso che la scelta di farlo così lungo sia stato proprio per questo, visto che ci sono stati molti cambiamenti rispetto allo scorso anno, anche per fare integrare più presto possibile tutti questi ragazzi. Comunque noi stiamo dando il massimo, noi più anziani, a farli sentire subito al loro agio, perché comunque anche loro sono disponibili a tutto, quindi diciamo che è un gruppo veramente importante. Ormai tu conosci un pochino tutti, anche i nuovi compagni, ne conosci anche le caratteristiche, un mix, come dicevi tu, di gioventù e di gente esperta. Che tipo di Trapani si debbono aspettare i tifosi di vedere in campo, poi in campionato? Secondo me quest'anno ci possiamo togliere tante soddisfazioni, perché comunque, come ho detto prima, ci sono dei giovani importanti che hanno voglia di mettersi in mostra e costruirsi una carriera importante. Comunque abbiamo gente di 20 anni che, come prima esperienza in Serie B, penso che cercherà di dare il massimo. E noi più anziani che faremo di tutto per farli emergere ancora di più, diciamo, per aiutarli. E penso che quest'anno ci possiamo togliere molte soddisfazioni.